meglio iniziare fin da subito ad entrare in ritmo gara, in ritmo partita, per poi magari arrivati al girone di ritorno nel dire ok, io sono più confident, riesco a giocare meglio, mi prendo la responsabilità, le gioco tutte e tre io, perché poi potrebbe essere magari troppo tardi quando si arriva già alla quinta, la sesta siamo praticamente alla fine, però forse soprattutto nel girone di andata, tre partite, si può ancora fare, si possono fare dei calcoli a livello giochiamo entrambi, iniziamo a prendere confidenza e poi arrivati nel momento clou, lì allora ok, gioca solo uno. Sì, concordo, soprattutto perché sennò rischi magari di ritrovarti a partite decisive, come stavi dicendo te, freddo contro magari un avversario in fiducia che ha già comunque un pochino conosciuto il gioco sul palco, comunque con la pressione di giocare davanti a tanti spettatori che ci seguono su Twitch, su YouTube, sui canali della Iseria Team. Quindi è una scelta che condivido. Attenzione a Scloppa, perché ho visto un giocatore che voglio rivedere più da vicino oggi, che è Frank Ribéry. Ribéry, 5 skill, 5 piede debole, francese a sinistra, ricorda un pochino Neymar, la lontana perché chiaramente il brasiliano è unico, neanche Ronaldinho forse fa quello che fa Neymar in questo gioco. Noi l'avevamo visto, se ti ricordi, nel Day One con Manuel Neto, che lo schierava, però lo cambiava subito nel 45esimo, non aveva mai lasciato il segno. Quindi Scloppa ci riprova, ci vuole far vedere cosa sa fare col francese e vedremo se riuscirà a coinvolgerlo, perché se non lo coinvolge Ribéry è quel giocatore che un po' sparisce dalle partite, mentre magari Kulusevski ti dà anche tanto una mano dietro, fisicamente è ben presente, Ribéry si assenta un po'. Vedremo, sono molto curioso della scelta e vedremo se avrà ragione lui oppure no. Tanti skiller per Scloppa, perché c'è anche Ronaldinho davanti. Udinese Crotone, match, quarto match di questo gruppo C. Siamo andando alla chiusura della seconda giornata totale. Ronaldo dentro l'area, palla a rimorchio. Donnarumma deve allontanare per non rischiare. Lozano, Ronaldinho. Ronaldo ancora per Ronaldinho, poi Ronaldo accompagna Hullet, Vieira dentro dove c'è Ronaldinho, cercare Cristiano che se ne va, Cristiano dentro l'aria con il destro, palla sotto l'incrocio e gol dell'1-0 di Dusterley, che ricomincia dove aveva lasciato con il gol 1-0. Dusterley primi minuti impressionante, perché gol prima con Gullit, adesso qua grande azione in velocità di CR7, che è un pochino fortunato sul rimpallo col difensore, non ha controllato benissimo e forse il primo errore, sembrava Smalling, credo fosse lui, la prima volta che forse lo vediamo proprio fare questa piccola sbavatura. Poi Ronaldo comunque va a incrociare bene sul secondo palo, gran partenza di Dusterley, un pochino sorpreso Scloppa, che forse neanche lui si aspettava una partenza simile. Tanti gol in questa giornata nei primi minuti, mai su 4 gare in 3 abbiamo visto un gol nei primi 10. Sì, e partono subito a razzo, perché poi se riescono a reggere in difesa comunque la gara si mette sui loro binari, perché abbiamo visto prima Dave sfruttare proprio questo fatto, va in vantaggio e poi da lì gestisci te la partita, perché puoi decidere quando accelerare, puoi decidere quando magari provare ad addormentarla, il tutto però deve reggere la difesa. E guarda Dusterley quanto è trasformato dal punto di vista mentale. Qua forse Kulusevski, non so, ha cercato di far passare il pallone, non la scelta corretta, però hai visto quanta più rapidità, quante skill in più ha provato a portare negli ultimi 30 metri? Adesso stiamo riconoscendo Dusterley in quello che è il suo stile di gioco. Ronaldinho, Lozano, si accentra il messicano a cercare Cristiano, una prateria sulla destra per Kulusevski sul primo palo, 2-0 Udinese, ancora Dusterley, vede lo spazio sull'altra fascia, lo sfrutta a pieno e poi Dejan Kulusevski da lì non sbaglia, 2-0. Qui una prateria sulla fascia destra, probabilmente non è scalata ad aiutare, credo Ribéry, perché mi pareva si fosse accentrato invece il terzino, poi botta terrificante di Kulusevski, ma bravissimo Dusterley a partire da sinistra, poi passaggio indietro e sfruttare il taglio di Kulusevski che era tutto solo a destra. Ecco, non l'inizio migliore, non l'inizio che si aspettava Scloppa, direi dopo questi 18 minuti si trova costretto a inseguire con due reti e adesso deve fare qualcosa di più in avanti, ma se fai qualcosa di più in avanti rischi di scoprirti, e occhio che Dusterley lo ha sbloccato dal punto di vista mentale quel gol che ha fatto nel primo match. Cristiano se ne va sulla destra, ancora Ronaldo prova a centrarsi a cercare Kulusevski che cerca l'extrapasso
dentro l'area. Non era male come idea. Sì, forse la soluzione migliore da cercare. Qui intanto troppa fretta per Dastarli nel ripartire. Adesso un Dastarli che prova a volare sulle ali dell'entusiasmo. Però Kulusevski per il Crotone attacca. Rombo di nuovo intanto per il Crotone. Avete visto Ribéry come parte da trequartista con le due mezzali Gullit e Kulusevski. Da loro deve nascere qualcosa. Un loro inserimento per portarvi all'uomo potrebbe essere decisivo. Palla dentro, recupera Dastarli. Adesso riparte con Lozano. Cristiano per Gullit. Movimento di Kulusevski. La posizione sembra essere regolare. Così è Kulusevski. La tiene, va dentro per Cristiano. Limite dell'area. Vediamo se punta l'uomo. Arriva Ronaldinho che non riesce a saltare l'avversario, ma ancora Ronaldinho in possesso di palla. Palla dentro e Smalling in calcio d'angolo. Uno scloppa che non riesce però a contrastare gli attacchi da parte di Dastarli, che poi riesce anche a tenere in campo il pallone. Lozano, Vieira, Ronaldinho, Cristiano se ne va. Ronaldo dentro l'aria, cerca la giocata, viene fermato. Tutto buono, si prosegue. Niente di fatto. Vediamo comunque uno Scopa che la prima mezz'ora non sembra essere entrato in campo. No, tanto in difficoltà Scloppa in questi primi 30 minuti, con Dastarli che attacca con tanti uomini, perché anche gli esterni sono particolarmente coinvolti, oltre al solito Gullit che è più libero di avanzare. E ti dà l'impressione, Dastarli, di poter creare qualcosa di pericoloso in ogni azione, perché riesce spesso a isolare le sue due punte contro i due centrali. Hai visto comunque come cerca sempre le skill. Ed è chiaro che se ti giochi tanti uno contro uno, se riesci a vincerli, arrivi davanti al portiere e il risultato è 2-0. Qui intanto la sponda da parte di Cristiano Ronaldo, che fa da torre a cercare Kulusevski. Dentro per Lozano. Lozano con il destro, incredibilmente non trova il gol del 3-0 il messicano. Dastarli si dispera, ma era stato bravissimo a sfruttare questo contropiede. La difesa del Crotone sembrava non esserci. Bravissimo a muoverla Dastarli. Ronaldinho si alza il pallone e va a cercare Zambrotta. Vieira, Ronaldinho, Cristiano, ancora Ronaldinho, veloce per Gullit. Palla dentro per Ronaldo, che però rientrava nella posizione irregolare. Calcio di punizione. Continuiamo a vedere un Dastarli che adesso gioca veloce, gioca rapido, massimo due tocchi e si va in porta. Gioca sulle ali dell'entusiasmo qui Dastarli, lo vedete quanto è mentalmente più libero. Qui addirittura Donnarumma si complica un pochino la vita, però Dastarli per ora tutto quello che sta facendo gli sta venendo. Soprattutto mi è piaciuto tantissimo quella sponda di Ronaldo qui, intanto Scloppa si esibisce qualcosa di strano con Cuadrado. Occhio qui Ribéry, finalmente protagonista. Ribéry con il sinistro accorcia le distanze per Scloppa, che ha la prima vera occasione. Per la prima volta lo troviamo dentro l'area di rigore, non sbaglia. 2-1, un gol importantissimo per Scloppa. E quanto pesa l'errore di Lozano prima in contropiede. Poteva essere il gol del 3-0, poteva indirizzare abbastanza nettamente il match, ma bravissimo Scloppa a crearsi questa occasione con Ribéry, che poi sfrutta il fatto di avere 5 stalle piede debole, quindi poter andare sia a destra che a sinistra e accorcia il risultato. E questo è importantissimo perché arriva proprio sul finale del primo tempo. Vediamo se adesso riuscirà a difendersi in questa ultima azione, però potrebbe cambiare mentalmente anche il match. Ronaldinho dentro per Lozano che prova a piazzarla, salva Scloppa che poi rilancia il pallone fuori. Finisce il primo tempo e avanti Dastarli per 2-1. Bravo Scloppa a riprendersi nel finale, ad accorciare le distanze. Aveva bisogno di un gol, soprattutto a livello mentale. Sì, perché ai primi 30-35 minuti ha ballato tantissimo dietro, ha sofferto il gioco di Dastarli in maniera incredibile. 4 tiri in questo primo tempo, che per il girone C è una novità, perché abbiamo visto quante poche occasioni si sono create. Dastarli ne ha create tantissime in questo primo tempo. Forse poteva fare un pochino meglio su quell'occasione di Lozano, perché ha provato la conclusione, che ci poteva stare, perché comunque Lozano ha un buon tiro, soprattutto nella versione del Liners. Però magari a posteriore avrebbe pensato di saltarlo, provare magari a spostarsela, a provare a piazzarla. Però Scloppa molto bravo, da lì è cambiato un minimo il match, si è fatto un pochino più pericoloso in avanti. Poi quando liberi un giocatore come Ribéry in area, Ribéry può far gol, abbiamo visto qui. Ecco, deve evitare queste cose qui Scloppa, perché guarda
quanti giocatori poi ti trovi subito i due contro i due tuoi centrali, ecco, quelli li devi evitare, e devi evitare magari di perdere questi palloni. Un avvio di secondo tempo con regali da una parte e dall'altra. Lozano, Kulusevski, limite dell'aria, ha provato ad andarsene, rimpallo lo favorisce ancora Kulusevski, va via, pallone a rimorchio per Ronaldinho con il destro che colpisce male. Ad Astarli era già pronto ad esultare per il gol del 3-1, ma il brasiliano non ha inquadrato lo specchio. Pallone colpito con l'esterno del piede destro e palla fuori. Però attenzione dall'altra parte con Ronaldo dentro l'area. Il duello ancora, Ronaldo si ferma, Cuadrado ferma splendidamente, grande intervento. Forse arrivati in quella zona di campo, in quella porzione di campo, Scloppa ha iniziato a muovere velocemente il pallone, giochi di gambe rapide. Effettivamente poi mancanza di idee, non aveva nessun compagno da servire. Sì, non aveva nessuna linea di passaggio, deve cercare di andare in quella zona del campo alle spalle dei due mediani, deve provare a coinvolgere di più Ribéry, perché se Ribéry inventa, ecco che vengono fuori cose positive. Torniamo un attimo indietro all'azione di Dastali con Ronaldinho, prima seguiamo magari questa azione. Lozano dentro l'area, si ferma con la Chris Smalling, ancora lui protagonista assoluto. Qui intanto Cuadrado, cross dentro l'area con Handanovic che alza sopra la traversa. Ancora corner per l'Udinese. Bullet allontana di testa, messa laterale, zona avanzata per Dastarli. Ronaldinho, Lozano, pallone prevedibile, Cuadrado la recupera, vediamo se esso Scloppa prova a cercare la verticalizzazione là davanti. Zambrotta, si muove Cristiano Zambrotta, va centrale per Cuadrado. Ribéry, Bullet allarga dove c'è Ronaldo, il cross per Cristiano, Cuadrado ancora una volta lo chiude. Qui molto bravo anche in transizione difensiva, perché era una situazione pericolosa, ha perso palla dopo una rimessa con tanti giocatori in zona offensiva, questo brutto errore, restituire il pallone all'uomo che aveva effettuato la rimessa, che però era in fuorigioco. Una pausa anche per provare magari a cambiare qualcosina, anche per spezzare un pochino il ritmo. Tante occasioni per Dastarli però, e siamo ancora 2-1. Questa è la notizia migliore secondo me per Scloppa, perché prima con Ronaldinho grande occasione, lì forse si è vista la differenza tra Ronaldinho e Ronaldo, tra la scelta delle due icone, perché secondo me l'altro, l'attaccante brasiliano, il fenomeno, quel gol non l'avrebbe sbagliato. Poi comunque un'occasione anche su corner, perché quel colpo di testa, ok, era centrale, però era andato su bene. Tante occasioni stiamo dicendo, però l'Udinese solo 2-1. Scloppa secondo me può essere contento di questa. Adesso vediamo, arrivano i cambi, arriva El Shaarawy al posto di Lozano, un altro skiller giusto perché ne mancavano nella squadra di Dastarli. Cambio con i due esterni che ci salutano, occhio a Pereira, il suo impatto magari dalla panchina come forze fresche potrebbe essere importante per Scloppa. Zambrotta, Vieira, Ronaldo, Hullet, pallone allargato sulla destra per Kulusevski, allunga la falcata, Kulusevski dentro, alla fine guadagna il calcio d'angolo che si batte subito sul primo palo, pallone ancora allontanato con Cuadrado che la tiene in campo. Kulusevski, Hernandez, El Shaarawy, Smalling, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, cross dentro l'area, vicinissimo il Shaarawy ad impattare il pallone, non è ancora finita. Guadagna un altro corner l'Udinese, che continua a battere subito, veloce, rapidamente, per cercare di sorprendere la difesa. Altro calcio d'angolo, ma il quarto in pochi minuti. El Shaarawy, Kulusevski, ancora per El Shaarawy, qua pallone prevedibile, e adesso Crotone che può ripartire con l'imbucata centrale a cercare Ribéry, è troppo complicato, viene richiesta la pausa, mancano 20 minuti. Pausa più che corretta, si devono riordinare le idee per queste ultime battute di gare. Però Dastarli continua ad attaccare con El Shaarawy, perché la ruleta se ne va ancora, magia del faraone. Palla fuori per Vieira, Ronaldinho, Vieira, Hullet, Vieira, fa vedere ancora Ronaldinho, si ferma, la palla centrale per Vieira con Smalling che tocca. Arriva anche finalmente la pausa per questi due atleti. Stiamo vedendo un secondo tempo, siamo sempre lì, il risultato rimane ancora fermo 2-1,
serve qualche cambio tattico soprattutto da parte di Scolpa, che l'abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo cercare più verticalizzazioni. Sì, cercare più verticalizzazioni in questo momento in campo con la difesa 5, 5-2-1-2, quindi leggermente diverso perché c'è la presenza del trequartista. Secondo me qualcosa in più devono darle i due esterni della difesa 5, perché in questo momento Scolpa fatica tantissimo centralmente. Ok, c'è il trequartista, però ha bisogno, ecco, questi palloni qui a cercare un minimo così. Però che copertura e che partita sta facendo Juan Cuadrado per l'Udinese. Non ha sbagliato nulla, ha salvato anche in un paio di occasioni in precedenza facendo diagonali giuste. Per ora Dassar li sta controllando, 76esimo, io immagino proverà a cercare un'occasione pulita per provare a chiudere questa partita col 3-1 che secondo me indirizzerebbe definitivamente. Ronaldinho, Hullet e Sharawi. Palla fuori per Ronaldo, adesso Ronaldinho prova ad andarsene, ancora Ronaldinho dentro l'area, crocchetta e qua esagera, l'abbiamo visto. Parliamo anche in maniera tecnica, per due volte annulla la crocchetta per provare a cercare di disorientare quello che è l'avversario. Poi alla terza la crocchetta si la fa, campo che finisce, è rimessa dal fondo. Mancano 10 minuti alla fine di questo Udinese Crotone, con il Crotone che è sotto di uno e ci prova a Scloppa. Hullet allarga sulla sinistra per Dejan Kulusevski, il cross sul secondo palo. Viene però allontanato, non riesce ad impattare Cristiano Ronaldo che era pronto a trasformare questo cross in rete. Dall'altra parte con Kulusevski. Si ferma ancora Dejan Kulusevski, attende l'aiuto dei compagni, viene incontro Hullet. Kulusevski, Cuadrado. Attacco della profondità da parte di Dejan Kulusevski. Sarà calcio d'angolo l'ennesimo per Dastarli. Altra pausa per Scloppa. Pressing costante, si deve recuperare il pallone. Sì, si deve recuperare molto velocemente il pallone. Adesso in campo col 4-2-3-1, l'Udinese un pochino più coperto da Astrali. Vediamo se porta anche forze fresche, magari provare a cambiare magari gli esterni per magari avere più copertura dietro. No, sembra voler procedere con questi. Mi era piaciuto quell'azione perché hai visto, finalmente Scloppa è riuscito a trovare spazio con Kulusevski a mettere un cross interessante. È stato bravissimo Teo tornando indietro a toccare quanto serviva la palla per mandare fuori giri CR7 che non è riuscito a impattare. Ronaldinho dentro l'area, Ronaldinho calcia! Che gol di Ronaldinho da posizione impossibile, da Sarli 3, chiude la gara, ma che gol! Io ammetto, stavo guardando la disposizione in area dei giocatori per dire adesso a chi la passa, vediamo se si riesce a capire. Invece Dassarli cosa fa? Prende e tira da una posizione complicatissima. Però lì lo abbiamo visto un paio di volte anche nei pre-season, c'è quella conclusione, attenzione di qua di testa. Cristiano Ronaldo la riapre dopo il gol, la terza rete di Dassarli, e ancora vivo Scloppa che non si vuole arrendere. Stavolta prende benissimo il tempo Cristiano Ronaldo, che riesce a trovare il gol del 2-3 a un minuto dalla fine. Adesso qui Scloppa proverà il tutto per tutto, pressing altissimo con Dastarli che invece cercherà di far girare il pallone. Sono due i minuti di recupero. Zambrotta dentro per Sharawi, troppa fretta qua, mancanza di esperienza da parte di Dastarli che regala il pallone all'avversario. Pereira, colpo di tacco a cercare Cristiano Ronaldo, elastico, se ne va ancora Ronaldo, la palla dentro per il fenomeno, si dispera Scloppa, ultima occasione, tutti dentro a saltare per il finale. Pronto Ronaldo sul punto di battuta, movimento di Cristiano, palla dentro, Donnarumma alza un campanile, Kulusevski la deve buttare fuori e lo fa senza pensarci due volte. Vince l'Udinese per 3-2, ma Dastarli cosa sta combinando là davanti?